Buongiorno. Per chi è quel dito? E dici anche il motivo. Dillo. Lo sai benissimo qual è. No, lo devi anche dire, sennò non capiscono. No, non lo dico. Ah, non lo vuoi dire per vergogna. Questa ceppa. Comunque stiamo prendendo il caffè. Sta venendo anche Debbie. Vista e non vista più. Mamma sì, ma mia. Vuoi sedere? Ma mi siedo. Anche la Debbie. Buongiorno. Per il nostro caffè la mattina. Non... Maria Pia sta prendendo il vizio pure lei, eh? Guarda, Maria Pia, eh? Sei pieno vizio. È bella la compagnia mia di Debbie, dici la verità. La tua no. La mia no. Solo quella di Debbie. Va bene. No, non va niente, io già lo so perché. Lei lo sa bene perché. Perché no? Va bene, prenditi il caffè, ti perdono. No, è un'altra cosa. Ah, passate la lecca a lecca, ma è un'altra cosa. Ma che dico trovando? Dai, sbrovogna. La cioccolata, la cornetta. Volevo il biscotto alla merenda. Ti volevi due a fornire. Tutti e medì. Bravo, sì, vi andiamo a fare venire cose. Bravo, noi ci abbiamo solo il caffè e basta. Solo i panini ai bambini, 4 euro. Ecco, a mio panino di Pietro da 80 a 1 euro è aumentato. Io 1 euro e 50, 4 euro tre panini. Vedete quanti soldi ci vogliono? Comunque, prendiamoci sto caffè. E poi torniamo alla nostra routine. Allora, Cristiana, eccoci qua. Cristiana, ci ho fatto le crepe. Ci ho fatto trovare le crepe. E crepe. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno amiche di YouTube. Benvenuti in questo nuovo vlog, questo a nuovo casa vlog. Di Af. Siamo andati pure a fare uno svuota, una spesa, perché dopo mamma farà lo svuota la spesa. Allora, innanzitutto oggi è stata proprio una giornata da dimenticare, o no? Che è successo, avevi? Allora, abbiamo accompagnato Pietro a scuola, sei riuscito con sei Navas. No. Mamma è dovuta tornare indietro a prendere lo zaino. E mi ti abbattia senza aria. Mi ha lasciato sola con Pietro. Che ha detto aspetta con lui, che aspetta che entra. Che cosa è successo? Pietro è entrato, me ne stavo andando, pomeni ha cibato una caruta, mai visto, cioè ti sei sbucciata pure il ginocchio. Mi sono sbucciata il ginocchio, mi sono sbloccata la caviglia, non fa male, però per consolazione l'unica cosa bella, le crepe che ha fatto Cristiana. Che ha fatto Cristiana, un saluto a Cristiana. Ma non ci resta che gustarle e vediamo un po'. Yeah, è vasto per la cioccolata, eh? Sì, ne sì. Esageriamo. Ma sai che faccio? Sono pure un pan di stelle. Che tu metti a fare questo pan di stelle? Io solo. Così, per addolcirci un po' la giornata. Ah, bello. Yeah. Buon appetito. Grazie. Allora, ed eccoci qua. Eccoci giunti in un nuovo svuota la spesa con Alfi, con mio padre di sottofondo che ha sempre da ridire. Faccio uno svuota la spesa subito, sta sempre lì a sindromettere. Allora, iniziamo subito con la prima busta. Voglio dirvi che sono stata al supermercato Sisa e adesso vi mostro la mia spesa del weekend, perché ho fatto la spesa comunque sia per la domenica che per questo weekend. Vediamo un po' stasera come cena, cosa preparerò, vediamo. Allora, ho comprato i Coco Pops che erano in offerta, li ho comprati per Pietro, per le ragazze, per la colazione. Poi ho comprato il sale per la lavastoviglie, perché di solito io lo prendo anche all'MD, però mancava e quindi mi sono trovata al Sisi e ho preso questo qua, della Madel. Importante il sale nella lavastoviglie, quando inizia poi a mancare il sale, non vi dico, i bicchieri escono opachi e pieni di macchie. La cosa buona fosse l'addolcitore, sarebbe un'ottima spesa. Poi ho comprato i ditetti di provola, delle fette di provola, perché stasera vi anticipo che voglio preparare le paste sfoglie. Oh, ecco la Mary P con i codini da Sailor Moon. Allora, stasera stavo dicendo, voglio preparare una pasta sfoglia. Ma per me?
per voi e per, diciamo, certo, ne faccio due. Ne faccio due, uno con la una pasta sfoglia la faccio con ricotta e salame e un'altra la faccio con patatine. Infatti ho preso queste qua della Pizzoli come patatine, We Love, sempre diverse, croccanti, e wurstel di suino della Woody e con un po' di dietti di provola che ho preso. Poi ho comprato un'altra confezione di dietti di provola, eccola qua, ho preso la pasta sfoglia della Stauffer rettangolare e ho preso 4 confezioni. Poi ho preso il salamino della Montorsi che metterò nella pasta sfoglia che farò con la ricotta, quindi farò ricotta, salame e un po' di dietti di provola. Sabato sera sempre la pizza, sempre la pizza, a volte ci scozziamo pure di mangiare sempre la stessa cosa. Poi siamo tanti di noi, per fare una pizza ci vuole troppo, è aumentato tutto ragazze, non si può comprare niente più. No, no, è di Pietro. Cosa? La Monster è di Pietro. Non è il sorriso. Poi ho comprato, niente Maria Pia, per quello che mi hai detto fuori. Che ti ho detto fuori? Non ne parliamo. Poi ho preso un pacco di un pacco di pastina della Divella, la pignolina. Ho preso 2 confezioni di carne macinata, ma qui ce n'è solo una, sta nelle altre buste. Ho preso 2 confezioni di carne macinata perché farò un bel ragù, perché domani e domenica farò la lasagna. Quindi faremo lasagna con la besciamella. Poi ho preso le pelati, queste qua da 800 grammi, le pelati della Pomilla, perché da un po' di tempo, cioè sempre, spesso diciamo, ho usato sempre le passate. Poi da un poco di tempo a questa parte ho iniziato a prendere le pelati perché vedo che sono migliori, eh? Anche mio marito, che ha lavorato nella fabbrica di pomodori, mi ha detto che sono migliori le pelati. Poi ho comprato il prezzemolo in foglie essiccato. Allora, poi ho preso del formaggio pecorino, perché qui ci dividiamo tra pecorino e parmigiano. Parmigiano tutta la vita. Eccole qua le altre paste sfoglie, che rimangono già fuori perché così col calore si ammorbidiscono. Brava Mary. Poi ho preso il parmigiano, questo qua. Poi ho preso i woody, il classico woody, per farlo nella pasta sfoglia con patatine e provola. E a me, wow. E a me la pizza? Più buona quella con la ricotta. Un attimo. Poi ho preso sempre della Stauffer, un impasto già pronto per la pizza, perché Pietro vuole la pizza margherita con le patatine, vero? E con il pollo. C'è sì che il pollo. Ho la pizza e il pollo. Ho preso 2 confezioni perché poi anche a papà farò la pizza. Ho preso l'impasto già pronto, ragazze, perché non ho avuto modo di impastarla io. Anche perché si fa troppo un casino. Poi ci dividevamo con chi voleva la pasta sfoglia, chi voleva. Quindi ho deciso di fare tutto già preparato. Così anche voi potete avere uno spunto, un'idea di preparare, non so, stasera magari uno vuole fare la pasta sfoglia, una cosa veloce e pratica. E comunque stavo dicendo, poi ho preso anche quest'altro impasto per la pizza che farò a papà, invece con pomodoro, origano e alici sott'olio, alla napoletana diciamo. Poi ho preso un'altra confezione qua di carne macinata per la lasagna di domani. Angelo! Poi eccole qua le alici, aspetta. Poi ho preso le alici, queste qua, per metterle sulla pizza. Ho preso 2 confezioni di besciamella della Sisa.
perché è ottima, l'ho presa anche altre volte, mi sono trovata bene come gusto e tutto, è buonissima. Mary, inizia a posare un po' la spesa. No, non mi piace niente. Poi ho preso il burro della Parmareggio, che era in offerta, e quindi ne ho approfittato perché è veramente un ottimo burro. Non litigate, per piacere. Ed ecco qua l'altra confezione di pasta sfoglia. L'ultima. L'ultima, ovviamente. Poi in quest'altra busta della spesa ho preso le ricotte che mi servono per fare l'altra pasta, una delle due paste sfoglie. Eccole qua le ricotte. Poi ho preso la lasagna di cecco per domani, ho preso solo una confezione perché già ce n'ho un'altra che è aperta, però soltanto che per eventuali mancanze ne ho preso un'altra, perché a volte non si sa mai se basta o meno. E poi ho preso un'altra confezione di caffè intenso con il kit, che ha le palettine, i bicchierini e tutto quanto, che è un buon caffè. E lo prendiamo sempre, vero Mary? Io non me lo bevo mai il caffè. Tu non bevi il caffè? Busta, ho preso una busta di latte della Stilingarda, che è 1,5 litri. Maria Pia sta sempre qua. Anche e altre due pelati, due pomodori pelati. Sempre per fare la spesa. Guarda che ci sto anch'io! C'è anche Pietro, eh? Allora, per lo svuota la spesa del weekend è tutto e ci vediamo nel prossimo svuota la spesa con Alfi e con Mary P. E Mary P, yeah, il prossimo svuota la spesa lo farai tu, va bene? Sì. Allora, sto andando a preparare la cena, le pizze già le ho messe in forno, però ovviamente il procedimento, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere perché comunque sono, è una cosa talmente facile che è l'impasto già pronto con del pomodoro e poi l'altra con alici, solo condimento, però voglio farvi vedere il procedimento di come faccio il ripieno per la pasta sfoglia con la ricotta. Allora ho messo in questa terrina, ho messo la ricotta, poi ho messo del parmigiano, un uovo e un po' di noce moscata. Ovviamente le due ricotte più o meno stiamo sui, penso sui 350, 400 grammi, due ricotte, però ho messo giusto solo un uovo proprio per amalgamare, parmigiano ovviamente per il sapore e un po' di noce moscata, sale non ne metto, perché comunque, no il pepe no, ho messo la noce moscata, perché comunque diciamo che la ricotta comunque già ha un suo di sale, poi andrò a mettere anche il salame, quindi... Adesso srotoliamo la pasta sfoglia e poi riempiamo la pasta sfoglia, mettiamo il salame e un po' di scamorza. Allora, sono andata ad infornare la pasta sfoglia a 220 gradi, forno ventilato, per 15 minuti. Poi quando vedete che ovviamente la pasta sfoglia poi quando si è rosolata sopra
si spegne un po' il forno, si fa stare giusto altri 2 minuti e poi si toglie. E poi facciamo fare un po' di degustazione a Mary P. Allora Mary, stai assaggiando la pasta sfoglia di mamma. No, ya, ti prego, di con l'accento della signora siciliana, dai. Dai, troppo imbarazzante. Ma dai, che mi piace tanto, te lo farei dire sempre. Te lo faccio solo una volta. Quando lo vuoi fare? Tu mi vuoi mettere in giro, però. Dai. Dai. Non ridere. Dai, mentre mangi questa cosa, poi... Perdonatemi, signori della Sicilia. Io non ce la faccio. Speciale! Ma stiamo mangiando con tutto il cuore. Bella! Oh, lo speciale! Bello, bello, bello da capogiro. Bello, bello, bello senza respiro. Bello, 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 invento un passo che fa così, fa così, fa così. Ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze. Insieme a voi. Allora, io mi sono già struccata, ragazze. La donna delle nevi non la riesco a fare più perché non sono stata all'MD per comprarmi il detergente della Botani per tempistica, ragazze. E in primis volevo ringraziarvi di tutti i messaggini belli che mi avete mandato. Purtroppo quando nella vita accadono delle cose brutte, però comunque, ragazze, la vita va avanti e dobbiamo farci forza e non possiamo fare altro, ragazze, purtroppo è così la vita. Perché comunque io voglio sempre donarvi quel sorriso e non voglio rattristarmi per poi rattristare anche a voi, quindi andiamo avanti. Allora, volevo dirvi che io ho comprato della CQ, non so come si dice, se qualcuno di voi lo sa meglio di me me lo dica. HQ, che è una marca svizzera. Ho preso una maschera in crema anti-age e firming. È una maschera esfoliante peel off all'estratto di tè verde, quindi ed esfoliante pure anti-età. E non so, ragazzi, come si mette sta maschera, non lo so. È la prima volta in crema, non è quella là in tessuto come la mummia. Vediamo un pochino. Tolto il tappino, mi vado a fare questa maschera a tipo gel. 3 dosi, quindi è una maschera che la possiamo mettere più volte anche. Vediamo. Come profuma. È trasparente. Vediamo come vado così con queste dosi. Come si è top qua. È non si vede proprio, è trasparente, ragazzi, però sembra che tengo una cosa in faccia, mamma mia. Non lo so, è la prima volta che la faccio. Ah, esfoliante, ragazzi, è vero, perché viene tutta la pelle morta. Sento tutta la pelle morta che si sta, ma non so se è la pelle maschera che è così. Mi sento come i granellini in mano. Allora, io ho messo questa maschera in gel. Deve stare 15-20 minuti. Poi non so, ragazze, se si toglie così che poi diventa come un panno. Non lo so, attendiamo. Allora, ho fatto la maschera peel off, però soltanto che
Mi hanno spiegato le mie figlie che dovevo metterne un po' in più, ragazze. Ne ho messo poco, quindi evidentemente non si fa quella pellicola che poi si va a togliere. Ho fatto un guaio. Quindi mo non lo so, mi vado a sciacquare. Non lo so, comunque mi sento la pelle davvero, mamma mia, una morbidezza e una tiratissima, bella. Comunque non lo so che ha già combinato. La pellicola non ci sta. Ragazzi, non ci sta la pellicola. Vabbè, amo, la prossima volta, che già lo so, me la faccio un po' meglio. Se no, la prossima volta mi ha fatto quella di stoffa e subito feci... come già fa? Ragazzi, io mi sciacquo. Mamma mia, che pelle tiratissima, wow. Mamma mia, una pelle molto, molto morbida. Peccato che non l'ho saputa fare bene. Comunque vado a mettere il mio siero della Lab Care, l'acido ialuronico. Ah, questo siero. Ottimo. Andiamo, gocce. 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, che bontà. Ha già fatto un peel off, ha già fatto proprio un fedecchi mascri, eh? Ha già saputo fa. Ah, la pelle è un'altra cosa con la skin care, eh? Non sta niente a fa. Ah, è tutta un'altra storia. Ora mi vado a mettere il contorno occhi, sempre della stessa linea. E comunque, che volevamo dire? Per me riesce. Stendiamo bene questa cremina. Ah. Femme quella che vuoi. Indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente, se tu m'accira, non ti dico niente. Mamma mia! Che vena artistica che tengo oggi, mamma mia, vado a mettere la crema. Comunque ragazzi, volevo dire, ho fatto 3 sedi di Ikea, se ne è rotto pure quella di treno di poco, se ne è smullato. Ci frangiamo, ma noi qua prima ci devi mangiare all'ert, prima di mangiare in piedi, e a me avresti, ci potremmo pigliare la di sedia, ovviamente stavolta mi... si mangia piglia, ma ci viene parte se stimate, ha detto frangere, ma che stiamo mangiando in piedi un po', quando ci potremmo sentire più tutto quanto, e volesse favorire questi sedi, ragazzi, faccio vloggare, cioè veramente se ne è fatto tutto rotto, ma hai detto bene. Che le sono, erano 4 seggi al mondo, ci sta chi erano i seggi dei bambola. Anche che le Barbie sono così, anche i giocattoli, sono tosti che lì là. Che fine che ne hai fatto questi sedi, mamma mia. Comunque. Ora l'orellino tengo ancora però, eh. Tengo ancora mal di schiena, ragazzi. Mamma mia. Ah, oh, che bello, però mi sento rigenerata, la maschera è ottima, però soltanto che mi... Ma sento che non mi è già riuscita a fare buona la maschera. Però va bene, è stata buona lo stesso, eh? Che pelle. Belli, eh? Ma passiamo ai salutini a sorpresa, il proverbio napoletano e la parolina in napoletano.
Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Salutini a sorpresa! Allora, in questo video voglio salutare le amiche Loredana Canzi, Sara Virgili, Agostina Locascio, Deborah Magliacca, Dani Argento, Simona Petrone, Milena Negri e Giusy Collura. E poi un bacio a tutta la nostra community da parte di Alfi. Proverbio napoletano: è sfurnate albero ne perlam. A sfrurnato significa che quando l'albero perde tutte le foglie. Quindi a sfurnato, quando l'albero perderà tutte le foglie, ne parliamo. Questo proverbio sta a significare che al momento opportuno ne parliamo, vuol dire così. Paroline in napoletano. Come chiamiamo noi il ladro in napoletano? Come diciamo ladro? Mariuol. Quindi noi quando vogliamo chiamare il ladro, vogliamo chiamare Mariuol. Ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfi. Ciao.